Benvenuti, benvenuti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le meditazioni di amorevolezza, simposio sull'arte della compassione, in onda tutti i mercoledì di giugno e tutte le domeniche alle 20:30. Contemporaneamente sui canali Facebook e YouTube dell'associazione Chirone di ArciMediterranea.tv, nostro partner. Le dirette bisettimanali ci accompagneranno e proseguiranno nel mese di settembre, dopo la pausa estiva di luglio ed agosto. Sulle pagine social vi ricordo che trovate anche tutte le registrazioni delle puntate passate a vostra disposizione, in modo da poterle rivedere in differita in qualunque momento. E per chi volesse praticare quotidianamente le pratiche proposte per vedere anche l'effetto nel corso del tempo, sono a vostra disposizione, perché si sa che ogni buon metodo per diventare efficace ha bisogno di impegno, tempo e costanza. Invito quindi a scegliere il metodo più adatto a voi tra i tanti proposti dai nostri ospiti prestigiosi che ci regalano la loro esperienza gratis. La partecipazione ai nostri incontri è altresì gratuita ed aperta a tutti e non solo agli addetti ai lavori. La scorsa settimana, per esempio, abbiamo ospitato Emanuele Re che ci ha parlato della scienza del contatto e stasera avremo una personalità davvero di spicco nel mondo della crescita personale che vi presenterò tra poco e ci darà il suo prezioso contributo. Qualora voleste contribuire anche voi da casa a farci crescere, a sostenerci, vi ricordiamo che nei commenti trovate nelle informazioni il banner dell'Associazione Chirone, promotrice di questa bellissima iniziativa, che si sostiene con le vostre donazioni spontanee e vi ringraziamo di cuore in anticipo. In ogni caso, potete sostenerci anche con i vostri like, con i vostri commenti e soprattutto nel condividere il più possibile i link delle nostre dirette, in modo da raggiungere quante più persone possibili, poiché l'obiettivo è proprio quello di creare una rete di divulgazione, di sostegno e di supporto per le persone, che lo gradiscono e abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti voi per riuscirci al meglio. Inoltre, per chi vuole approfondimenti sui metodi, sugli ospiti, sui testi e su tutte le informazioni degli argomenti trattati, abbiamo creato un apposito gruppo WhatsApp a cui è possibile unirsi. Basterà che vi iscriviate appunto al gruppo WhatsApp Meditazioni di Amorevolezza. Detto ciò, desidero dare il benvenuto ai miei ospiti e ai miei colleghi di viaggio, iniziando da Ganesh, ovvero col dottor Giuseppe Pagliaro, psicologo olistico e promotore di questa bella iniziativa, che ringrazio nuovamente, che ci presenterà l'ospite di questo incontro. Buonasera, Giuseppe. Buonasera Diana, buonasera a tutti quanti i nostri ormai consueti compagni di viaggio che ci stanno seguendo. Qualcuno va e viene, molti si sono affiliati, passami la parola, fanno parte di questo gruppo WhatsApp che abbiamo creato. Siamo, credo, a 210 persone, insomma, con cui condividiamo anche altro materiale perché le persone che vediamo in diretta poi ci regalano anche altri contributi video, oppure testi, poesie, siti di riferimento che noi carichiamo in questo gruppo, quindi nei contatti per chi è interessato a seguirci può iscriversi a questo gruppo e usufruire anche di questo materiale. E prosegue quindi, come dicevi tu, grazie di aver riassunto magistralmente tutti i contenuti di questo progetto. Questa sera spezziamo un po' perché abbiamo fatto i primi incontri tra psicologi, psicoterapeuti, abbiamo avuto un taglio sicuramente di profondità, di precisione, col dottor Montecucco anche abbastanza scientifico, ma essendo questo un simposio sull'arte della compassione, io credo sia importante proprio dare prospettive anche molto diverse per arrivare a quel luogo lì, che comunque è un luogo di amore, di intimità, di contatto, di non giudizio, di accoglienza. E quando ho pensato questo progetto sulla compassione, mi chiedevo che cosa potesse dare un po' di gusto, una spezia a un simposio. A un certo punto mi è arrivato in mente questa persona che ho conosciuto per un altro progetto di cui non vi sto a parlare, ed è una persona che mi ha subito colpito per la sua energia così intensa e genuina, così com'è l'approccio, la pratica, la strada, la luce, non so come chiamarlo, che ci propone e di cui lui è appunto un portatore incarnato di questa luce armonica. Stiamo parlando di Ho'oponopono. E
È un piacere, un grande piacere per Chirone avere stasera con noi Mogi Giampietro Senesi. Buona serata a voi, buongiorno e grazie, 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 grazie di questa bellissima presentazione e della vostra, del vostro impegno a portare consapevolezza. Grazie. Buonasera, buonasera, diamo il benvenuto ufficiale allora al nostro ospite, Gian Pietro Senè dei Seneci, detto Mogi, che è veramente un esperto di tantissimi campi. Adesso ci racconterà meglio la sua esperienza, ma desidero, come di consueto, fare una domanda introduttiva. In questo caso chiederò che cos'è per lei l'Oponopono e che ruolo ha avuto nella sua vita e nel suo lavoro. È l'ingresso della magia dello spirito che entra a far parte di noi, la magia dell'invisibile che diventa più importante del visibile. Meraviglioso, davvero senza parole. Grazie. Se può raccontarci un po' la sua esperienza, il suo approccio personale e professionale. Sì, in breve, con gioia e con infinita gratitudine, sono venuto alla conoscenza di Ho'oponopono tramite il libro Zero Limit. E era per me un periodo di alta sfida e avevo da poco scoperto di avere un meningioma nel cervello ed avevo appena superato un'altra sfida che era quella di aver accompagnato mio papà e mia mamma tramite due tumori in soli 6 mesi a una miglior vita. E quel libro che è entrato a far parte di me mi diceva che noi siamo i responsabili di tutto ciò che ci capita. E quindi esatto, bravissimi, zero limit. E sottolineo un aspetto: non focalizzarsi, no, non c'è da focalizzarsi sulla storia che Gio Vitale racconta, con cui è diventato famoso anche Gio Vitale. Perché l'importante della storia sono le risposte che dà Ikeala, Hauen Ikeala. Su che cos'è, esatto, perfetto, questa è la persona. Questa è la persona che meglio ha tradotto lo sciamanesimo Huna delle Hawaii. Quindi in questo libro inizio a conoscere la pratica e inizio subito a praticarla su di me. E ho visto crescere velocemente in me l'energia, perché la scelta era utilizzare le tecniche normali mediche di intervento. Il meningioma nel cervello era di 6 centimetri. Mi chiedevano di attuare un'operazione chirurgica per entrare e andare a asportarlo. E mi chiedevano naturalmente di fare la firma di accettazione che qualsiasi cosa fosse successa, loro non erano responsabili. E allora dentro di me è nata la voglia di dire: se devo proprio essere responsabile, è meglio che io segua il consiglio di Ho'oponopono e diventi responsabile al 100% di ciò che io ho creato. E quindi, siccome l'ho creato io trovo il sistema per eliminarlo. E quei momenti abbastanza tesi, tensione, sono state ricche di esperienze splendide. E mi ero così entusiasta che era il 2010, avevo creato la pagina utilizzando il mio profilo Facebook, Ho'oponopono Italiano. E quasi quotidianamente diventavano sempre più tante le persone che mi chiedevano informazioni su come fare Ho'oponopono. Io l'avevo appena iniziato
ma lo facevo con attenzione, con forza, con energia, fino a diventare i primi incontri che mi hanno chiamato in giro per associazioni a creare eventi, fino a un incontro che mi ha portato in Sicilia. E c'erano 3 giorni di conferenza che io avrei dovuto tenere. E ringrazio tantissimo la persona che mi avevano invitato giù. C'erano giù circa una sessantina di persone dalla Sicilia, dalla Sardegna e dalla Calabria. E in quell'occasione, a un piccolissimo, piccolissimo gruppo di persone che erano quelli dell'organizzazione, uscendo la sera a cena, racconto che in quel momento io stavo vivendo quella, chiamiamo sfida, che era quella di non utilizzare le cure mediche tradizionali, ma di utilizzare tecniche di meditazione e tecniche di pulizia del mio corpo tramite l'Oponopono, che sarebbe cancellare le memorie che mi avevano portato a quella situazione. Perché secondo anche il dottor Hammer della nuova medicina germanica, dice il tumore è l'urlo dell'anima, è un programma naturale, biologico, di eliminazione di stress. Quindi se è un programma naturale biologico, io dovevo solo focalizzarmi su qual era lo stress, eliminare lo stress e ritornare a essere in armonia con il creato come sono sempre stato. E quindi in quel caso ero a Catania questa racconto che io in quel momento erano 4 mesi che stavo vivendo la sfida dentro di me di dover superare quella difficoltà oppure quella sfida, appunto la chiamiamo così, utilizzando solo le mie responsabilità e le mie capacità. Si avvicina da me una donna e mi dice: senti, con che cosa fai il lunedì all'aeroporto? Non lo so, prenderò il taxi. Se non ti fa niente, ti porto io. Io ho detto va bene. Al mattino del lunedì, infatti, viene una donna e avevamo un po' di tempo, mi porta nelle campagne e mi dice: senti, io sono un'infermiera, lavoro in un reparto oncologico e volevo anch'io attuare, cioè occuparmene personalmente, ma non avevo il coraggio. Sapendo la tua storia, ho il coraggio anch'io e andrò a vivere in campagna con i miei genitori, perché non voglio più stare in ospedale. E visto che adesso tocca a me, io non voglio restare in ospedale, visto come vengono trattate le persone. E allora io ho detto subito, guarda che su di me io posso rispondere, ma su di te io mi sento particolarmente preoccupato. La mia scelta è una scelta consapevole, ma non so i risultati. No, mi dice, te non ti preoccupare, la scelta la faccio io, ma vedendo il tuo coraggio, tu mi hai infuso coraggio. Allora, da quel momento sono passati quasi 6 anni in cui io non avevo mai detto a nessuno che io stavo utilizzando quella cosa perché mi sentivo preoccupato di essere, chiamiamolo, il fautore oppure spronare persone a attuare una tecnica pensando che fosse una panacea per tutti i mali, no? Quindi ho taciuto per molto tempo, riflettendo su se fosse giusto o no. Intanto andavo avanti a spiegare Ho'oponopono, ma non dicendo a nessuno della mia sfida in corso. Poi alcuni anni fa, pochi anni fa, invece ho deciso di renderlo pubblico perché ho scoperto che il meningioma è sparito praticamente e sono riuscito a scioglierlo, naturalmente cambiando stile di vita. Oltre a utilizzare sistematicamente Ho'oponopono nello sciogliere tutte le memorie che vanno a creare quello che si chiamano gli stress. Gli stress accumulati non risolti generano malattie. Il corpo per eliminare le malattie, cioè per eliminare lo stress, genera dei problemi su qualche organo, così la persona debba prendere la responsabilità della propria vita.
Va bene, vi è piaciuto come racconto? Fantastico, Comunque è stata veramente una una bellissima condivisione, sì. Grazie, oggi. È stata una storia avvincente che ho vissuto in prima persona con questa doppia sfida. Prima sfida era affrontarlo per me, sapendo della mia forza interiore e anche della forza del sostegno del creatore che ci vuole felici e liberi in questo splendido mondo chiamato paradiso. E secondo, ho trovato anche la forza di essere l'apripista, cioè io racconto ciò che ho fatto, ma poi ho imparato che ognuno poi sarà la propria responsabilità di agire e fare azione. E quindi il mio esempio, non è un esempio di obbligo, ma è una possibilità che possiamo prenderci. In che modo ha cambiato la tua vita questo evento? Beh, è cambiata. Prima di tutto, quando è arrivato quell'evento, ho capito che gli stress non generati dal sistema economico attuale, che era del 2010, perché io ero un imprenditore, avevo due aziende, più avevo sempre negli ultimi 10 anni, avevo sempre in più anche un network da gestire. Quindi ero particolarmente attivo sotto l'aspetto economico. E sempre incalzato dal dover, non dover, ma mi ponevo delle sfide che erano sempre vicine alla possibilità di fallimento, insomma, mi spronavo. Altro che Ma stress. quando, eh? Sì, Altro che esatto. stress, dico, no? Era Sempre molto anche sotto pressione. sì, ma era anche un piacere di vita perché da quando sono nato, dai 14, 13, 14 anni, io ho sempre fatto azione su di me, più che imparato, quindi in breve, ho fatto tantissime attività diverse, ma prima di chiedermi che tipo di attività sia, io lo facevo, quindi sono una persona, un essere vivente che preferisce attuare il programma e non andare a tanto le informazioni. Sapete la differenza, no? Tra coscienza, conoscenza e consapevolezza. Consapevolezza. In breve, noi tutti Noi abbiamo una tutti abbiamo una coscienza coscienza che che ci viene ci donata dal viene donata creatore dal come creatore. messaggio genetico. Questa è naturalmente la mia opinione. Può essere anche ricercata e se condivisa, grazie. E la coscienza quindi è l'io bambino che sa già ciò che vuole, ovvero sia l'innocente. L'innocente che dentro ognuno di noi ha le informazioni su cos'è l'io. Poi ci viene insegnato invece che noi dobbiamo acquisire informazioni. Quindi andiamo con la mente verso la conoscenza, che stranamente la parola vuol dire senza scienza, conoscenza. Quindi la coscienza si riempie di informazioni, ci dimentichiamo dell'io bambino innocente che ha già le informazioni importanti e incominciamo a pensare di doverci riempire di informazioni. E la scuola e naturalmente questo sistema sociale ci educa in quella direzione. Penso sia anche un sistema coercitivo per togliere la vera potenziale dell'essere umano. Quindi cosa succede? La conoscenza gradualmente prende il sopravvento e quindi ci si sente incapaci, scarsi. Ci si sente deboli e si va sempre alla ricerca di un'autorità. Ho'oponopono in questo caso insegna che l'autorità basta tornare alla fonte, eliminare le memorie e allora lì interviene la divinità a fare i miracoli. E quindi il viaggio è inizio a fare esperienze. Chiunque di noi fa esperienze.
e va verso la consapevolezza, che è la coscienza che tramite le esperienze genera la consapevolezza. Bellissimo, devo dire è davvero molto chiaro. E, se ci puoi dire più precisamente in che cosa consiste l'Ho'oponopono, come si cancellano queste memorie, che tipo di pratica è? Allora, naturalmente ho approfondito abbastanza bene, perché ho fatto seminari sia col dottor Haulen Nikeala, due volte, che è venuto in Italia nel 2012 e nel 2013, mi sembra, e poi anche con Makala. Sono due degli esponenti più importanti delle conoscenze Huna, che sarebbero gli sciamani hawaiani, che portano in giro. Mi piacerebbe raccontarvi una storiella per capire che cosa vuol dire Ho'oponopono, se mi permettete. Dunque, nelle Hawaii, che sono isolette piccolissime nell'oceano, voi immaginatevi di vivere su un'isoletta da 2, 3, 4 generazioni, dove siete 200-300 persone, 500 persone. Quindi nasce dentro di voi automaticamente. Cosa può nascere dentro le persone che vive in un'isoletta e conosce sempre tutto e tutti? Quali sono le uniche cose che può fare? Gioire. Gioire è la gratitudine, perché la madre terra, quell'isoletta è la madre, il padre sole, la madre terra, e intorno c'è un oceano che continua a fornire cibo. Quindi l'unica occupazione che si ha è fare feste. Quindi si fa festa per il matrimonio, si fa festa per la nascita, si fa festa per l'arrivo di qualche cosa, qualche novità. Chiaro? La cosa anche bella è che nasce in un'isoletta così piccola, che fornisce tutto ciò che serve per la vita in abbondanza, nasce la responsabilità. Responsabilità perché quel sistema sociale per migliaia di anni è funzionato in questo modo. Ognuno si prende la responsabilità di una piccola cosa dell'isola, del tipo una famiglia cura l'acqua, l'altra famiglia raccoglie le noci di cocco, l'altra famiglia crea le piroghe, un'altra famiglia crea degli orti. Quindi se manca qualcosa, tutta la comunità sa chi è responsabile. E chi è responsabile non può che dire scusa, scusate, perché sanno tutti che lui è responsabile. Quindi per migliaia di anni quella comunità vivevano in equilibrio totale con la natura. Ma non possiamo di un'isoletta, parliamo di tutte quelle infinite di isole che, partendo dall'Atlantico Stati Uniti, arrivano fino alle coste asiatiche, al Giappone, quindi tutta la Polinesia. E quindi, se tutte le isolette hanno la stessa tradizione, vuol dire che erano in comunicazione, c'era comunicazione tra di loro, anche se usavano solo piroghe. Anche se pensate che passare da un'isoletta a un'altra isoletta è come centrare la Luna facendo un viaggio spaziale, perché sono infinitamente piccole, non c'avevano le bussole. Quindi erano molto connessi con la natura e con i messaggi della natura. Che cosa è successo? Negli anni 50, gli Stati Uniti cominciano a 50, 60, 70, a investire nel turismo, e alcune compagnie incominciano a costruire degli hotel su queste isolette. Notare che l'isolette era di proprietà delle famiglie che ci vivevano su da sempre, tenute come se fosse la loro madre, in totale armonia, in totale accordo. Loro naturalmente, per loro prassi, quando arrivava qualcuno nell'isola, era per tradizione accoglierli facendo danze sulla spiaggia e portando corone di fiori. Perché immaginatevi voi, se foste in un mondo dove non c'è mai nessuna novità forte,
quando arriva qualcuno, dite, wow, che bello, è venuto a trovarci qualcuno, e facciamo festa, no? È naturale. Quindi accoglievano gli americani che venivano a costruire gli alberghi con grande orgoglio che avevano scelto la loro isola per fare questa attività. E loro, diciamo il popolo hawaiano, si donava, per loro prassi, si donavano a fare danze, balli. Ma passati gli anni, questi hanno cominciato a dire, quelli che avevano sopra le isole, gli alberghi sulle isole, hanno cominciato a dire questa è proprietà privata, cioè è nostra. E hanno trasformato gli hawaiani che vivevano su quelle isole in giullari di corte e quindi in marionette. Quindi gli sciamani Huna hanno dovuto rieducare le popolazioni del luogo alla vera antica tradizione, perché le Hawaii sono state invase invece dalla cultura americana, quella parte lì delle Hawaii, cioè delle Polinesia. Cosa è successo? Negli anni 80-90 si sono radunati tutti gli sciamani Huna e hanno detto: qui dobbiamo ritornare ad avere le nostre tradizioni e ritornare a essere il popolo fiero che eravamo e non essere schiavi degli Stati Uniti che hanno annesso e creato uno Stato occupandoci. E allora cosa hanno fatto? Hanno incominciato ad andare in giro per il mondo dicendo questa frase: voi ci avete invaso con la vostra prepotenza e col vostro potere, noi invaderemo il mondo con l'amore. E questa frase che mi ha detto Makaala in un convegno, lui è responsabile delle Nazioni Unite del popolo hawaiano, mi ha profondamente colpito. E da quel giorno io sono diventato un fervente utilizzatore di quella tecnica, che è di una facilità estrema, che è scusa, perdono, grazie, ti amo. E mi auguro di essere un piccolo divulgatore per l'Italia di questa voglia di conquistare il mondo con l'amore. Grazie. Stupendo. Grazie a te davvero per l'accurata e amorevole chiacchierata. E adesso invece, come di consueto, è arrivato il momento in cui diamo un breve spazio alla lettura. E abbiamo deciso infatti di allietare le nostre serate meditative con alcuni brani letterari a tema amorevolezza, appunto, talvolta tratti dai grandi classici, altre volte anche io vi leggerò qualche mia poesia tratto dal mio ultimo libro intitolato Alba d'Argento, ed altre volte ancora, come stasera, leggeremo gli articoli scritti e interpretati dai rappresentanti dell'Associazione Nova, che stasera troviamo nella persona di Serena Bucca, che ci leggerà un racconto molto, molto significativo, che ci ricorda quanto ci carichiamo di stress e quanto bisogno abbiamo di riconoscere il male che ci facciamo, di quanto abbiamo bisogno di chiedere scusa anche a noi stessi e tornare a portare in noi più attenzione, più amore e appunto più amorevolezza. Buonasera Serena. Ciao, buonasera a tutti e grazie per, come sempre, per queste iniziative che sono davvero lodevoli e per queste parole che Moji ha detto prima, perché non è banale, non sono affatto banali e vanno veramente in profondità rispetto a una visione del mondo, ci fanno capire proprio che c'è bisogno proprio di guardare le cose oltre alla superficie. Bene, il pezzo di questa sera si chiama Overflow, il troppo troppo. Queste settimane mi scorrono addosso come un fiume in piena, mentre a fatica mi aggrappo a coscienza, conoscenza, scienza e presenza. Giornalmente questi pensieri liberi associati si delineano senza riuscire a metter loro un freno. Sono osservazioni appuntite sul futuro, sul presente e sul bisogno di consapevolezza, ma anche sul senso di impotenza sociale. Queste riflessioni abitano la mia pancia,
sono rumorose e viaggiano a velocità supersonica verso il cervello, percorrendo autostrade affollate senza limiti di velocità. Si sorpassano tra loro taglienti, senza neanche pagare il pedaggio ai caselli del cuore. Queste grandi vie del sentire sono davvero congestionate di traffico. Ho 40 anni, anzi 41, e per attitudine generazionale ho sempre sviluppato la predisposizione a reagire allo stato delle cose con forza e volontà, alzando ormai meccanicamente le maniche della mia giacchetta quasi annualmente per reinventare e ridiscutere il concetto del chi sono, dove sono, cosa faccio, cosa voglio fare, in un continuum quasi esistenziale. Oggi però percepisco una difficoltà maggiore nel reperire l'energia necessaria alla rifioritura. Indago da giorni ormai, in ogni meandro della mia formazione e ho anche esperienza, ma niente. Trovo solo mucchietti rotolanti di polvere in ogni angolo. Questa sensazione di impantanamento evolutivo mi stride tra i pensieri, come fosse un granello di sabbia tra i denti. Perché mi ritrovo a non riuscire a reperire uno spartitraffico per questa autostrada del sentire? Sembra quasi che i miei pensieri siano diventati più imperfetti e indisciplinati di quanto già non lo fossero prima. C'è da dire però che siamo nel 2020 e 2021, anni coriacei e compatti nella loro tragicità, e sarebbe davvero innaturale non vivere una destabilizzazione in un anno come questo. Eppure, nonostante abbia ingerito volutamente frammenti di razio per digerire domande esistenziali e sociali, questi granelli si continuano a fermare tra i denti e stonano. Il frastuono dell'autostrada, poi, il suo rumore non lo placa e mi disorienta. Provo a trovare rifugio in una routine, nella mia routine zone, che forse è meglio. Prendo un caffè, leggo un po', mi distraggo, vago per casa in pigiama e ciabatte, lavo i piatti, rispondo a qualche WhatsApp, apro i social, mi indigno. E mentre molti cercano colpevoli, altro da sé, su cui spargere melma fangosa, un termine vagante mi colpisce ed arriva in un battibaleno da pancia a cervello. Overflow. Overflow è il traboccamento. Traboccare, ed è composto da over, oltre, sopra, e flow, scorrere. Questo pavimento appiccicoso in cui sto cercando di camminare, i granelli, il traffico, mi sa che si chiamano così, overflow, è il troppo, overflow è il troppo che storpia e straripa, è lo strabordio che non riesce più ad ascriversi in ragionevolezza. Il dolore, la confusione, l'incertezza, le contraddizioni, le ingiustizie, la destabilizzazione, è tutto talmente troppo da non essere più contenibile in una sola pancia, in un solo cuore, in un solo cervello. È qualcosa che va oltre i confini del sostenibile, che va oltre anche allo stesso stato di sopportazione. È come se questo tutto, percepito nell'insieme della sua compattenza, sia talmente troppo che sovraccarica anche i più ampi tra i viali delle coscienze individuali. Il primo passo è fatto. La congestione del mio traffico ha una definizione. Posso finalmente alzare la bandiera dell'overflow. Mi riconosco in lui, ma il traffico delle gran vie della coscienza non si placa e produce ulteriori domande che sono molto scomode. Quanto è overflow la vita intorno a me? E come affrontano gli altri questo malessere? Guardo fuori. Tutto tracima, trabocca, esplode nella sua realtà. Il tutto va ben oltre i confini della comprensione. Pandemia, rabbia, morti, economia in ginocchio, futuro compromesso, sanità al collasso, politiche individualistiche, mancanza di ideali, personalismi che trasudano inettitudine. Fuori da me io vedo overflow di ogni forma e colore. Overflow disperati, immobili, immobilizzati in uno stato di autocompiacimento da cui non riescono proprio ad uscire. Overflow rabbiosi, violenti, urlanti, così concentrati a gridare la propria rabbia, anche giustificata, però che dimenticano di volgersi anche verso il trovare soluzioni oltre che problemi, rivendicazioni. Ve l'avevo detto io. Overflow con gli occhi al passato, che lottano disperatamente per la ricostruzione di vecchie abitudini che difficilmente potranno essere possibili.
Overflow che, non riuscendo a sostenere una realtà così invadente, la negano. Overflow attoniti che stanno lì aspettando che tutto passi in silenzio. Oppure overflow strumentali che, come iene affamate, attendono l'occasione giusta per divorare, strumentalizzare le situazioni a proprio vantaggio. E poi gli overflow maldestramente operosi e produttori di niente, impegnati a dare al popolo brioche, mentre la richiesta è solo di essere sfamati di pane e chiarezza. Il troppo è davvero troppo, è ovunque, è in chiunque, assume forme e modalità infinite l'overflow. Tutti nel bene e nel male lo vivono, declinando le sfumature in mille rivoli e diverse nuanze di colore. La marea collettiva dell'overflow si infrange nelle paure di ieri, di oggi e di domani. Ed è proprio quando il suono del traffico impazzito che ho dentro mi allerta con un clacson improvviso, accade un piccolo miracolo. Pronuncio a voce alta e scandisco: overflow. E mi accorgo che suona come un soffio. Le labbra rimangono morbide, accolgono i suoni, si protengono verso l'esterno, quasi a voler essere il mezzo attraverso compensarne il significante. Io non ci avevo pensato. Il troppo come opportunità da accogliere e far maturare. Il troppo come materia in cui coltivare ed impastare un nuovo assetto. Il troppo da frammentare e ricostruire come un puzzle. Il troppo da affrontare e di cui trovare un nuovo incastro, pezzo dopo pezzo. Mi scappa da sorridere. Il mio overflow sembra più morbido adesso. È bastata solo una spolverata e un'altra visione. Percepisco ancora la durezza, la sostanza complessa e molle del mio traffico interiore. Ma ad un tratto il tutto sembra un po' meno overflow. Il troppo è sempre troppo, è vero, ma è anche un frammento di opportunità e di rinascita. La tangenziale è pancia, cuore e cervello, è ancora in affanno, e le automobili sfrecciano ancora veloci, e i granelli del troppo sfregano comunque sotto i denti, e i passi sono anche collosi. Ma io non voglio smettere di conoscere, riconoscere e vivere il mio overflow. Voglio sforzarmi di costruire in lui delle possibilità e non solo di percepirne quel dolore appuntito. E il tuo overflow, invece? Che forma ha? Com'è? Che fa? Parliamone, perché insieme, forse, ce la possiamo fare a far defluire questo traffico. Grazie mille, Serena. Bravissima, come sempre. Grazie a voi. Davvero bello, questo racconto ci porta in modo diretto alla nostra pratica, che stasera con l'Oponopono ci riporterà al nostro cuore, a coltivare quella pace, quell'armonia, quella serenità che abbiamo un po' perso e che ci toglie proprio l'overflow, come ci ha appena raccontato Serena. Invito tutti quanti quindi a metterci comodi, a prepararci per la pratica di stasera. Do la parola a Moji. Overflow. Forse non tutti sanno, ma io 10 anni fa ho deciso che l'overflow l'avevo già vissuto, e quindi mi sono portato a vivere in un bosco, in un camper, abbandonando totalmente la voglia e la volontà di dover curare quel mondo. Ho focalizzato le mie attenzioni su di me. Qualcuno dice in modo egoistico. Io credo che l'unica cosa che possiamo dare è ciò che siamo. Quindi io ho trovato la pace, ho trovato la gioia. Quindi io riesco a donare pace e gioia perché l'ho trovata. Ognuno può utilizzare le informazioni e le tecniche che vorrà. Basta che porti se stesso nella felicità, perché quello è l'obiettivo. Allora, do un'indicazione sui 4 passaggi esperienziali che il nostro essere può compiere per prendersi la responsabilità del nostro stato d'animo, dei nostri pensieri,
delle nostre emozioni e dei nostri sentimenti. I quattro livelli di comprensione che servono in Ho Oponopono sono: primo, scusa. Scusa è rendermi conto che spesso non mi rendo conto. Quindi scusa è mi accorgo che posso ferire anche senza la mia volontà. Scusa è rendersi conto di poter sbagliare. E quindi entriamo nella nostra responsabilità di essere umili e chiedere scusa. A questo punto, chiedendo scusa, il passo successivo è innalzare la propria vibrazione a una capacità superiore, che è la capacità di chiedere perdono. Perdono è io che umilmente chiedo a un'altra persona in dono il loro dono del perdono. È come una partita ping pong. Io cedo all'altro la possibilità di donarmi il perdono, se chiedo perdono. Ma non è solo un'azione di resa, ma è anche un'azione di liberazione dell'altro di poter agire. L'altro potrà reagire come vuole, ma l'azione che noi abbiamo fatto nel chiedere perdono dall'altra persona o all'altro essere o al nostro, alla nostra profondità, di poter rispondere perdono, ti perdono, oppure no. Ma noi abbiamo concesso la libertà all'altro essere di essere se stesso. Quindi abbiamo agito nella nostra responsabilità. A questo punto si aprono due strade. Se otteniamo il perdono, visto che l'abbiamo chiesto umilmente, accettando e comprendendo che potevamo sbagliare, se otteniamo il perdono viene naturale dire grazie. Ed è come se si stesse chiudendo un cerchio. Io ti cedo la responsabilità di agire, tu mi doni il tuo perdono. E siamo diventati uno. A questo punto il grazie, ti amo, è proprio di cuore, perché abbiamo ottenuto il loro dono, che è il perdono. Se dall'altra parte dovesse invece nascere rabbia, rancori, risentimenti, in noi nasce però la consapevolezza che abbiamo fatto la nostra parte. Quindi grazie lo stesso, perché la persona che è arrivata ci ha portato in superficie il suo disagio. E noi dobbiamo accogliere il suo sbaglio come lui dovrebbe accogliere il nostro, chiedendogli scusa. Se non lo fa, è la sua responsabilità. Quindi il suo disagio, noi gli diamo la libertà di elaborarlo, perché reagiamo dicendo di nuovo grazie, ti amo. E quindi quello potrebbe essere lo strumento che fa rielaborare all'altra persona la sua reazione. Quindi da una parte il cerchio si chiude perché ci ritroviamo a essere uno. Nel secondo caso il cerchio si è chiuso perché siamo ritornati a essere uno anche con opposte visioni.
Ora mi piacerebbe che voi guardaste il vostro mondo, lì intorno a voi. E posso passare al tu, perché mi viene più facile. Guarda il tuo mondo e nota che la messa a fuoco dei tuoi occhi cambia mentre fai un respiro profondo. Ascolta il tuo respiro, la mia voce i suoni mentre vai giù nel profondo. Ascolta il tuo respiro mentre lasci andare. Il respiro e l'ansia e le preoccupazioni. Ascolta il tuo respiro mentre vai giù fino in fondo e osservi la tua pace, il tuo respiro. Il gusto che hai in bocca, il battito del tuo cuore. Ascolta il tuo respiro. Mentre ascolti il tuo cuore e la tua pace. Ascolta il tuo respiro mentre lasci andare il controllo. E lasci che il mondo vada avanti anche senza di te, mentre tu poni attenzione alla tua profondità, alla tua pace, alle tue emozioni. Ascolta il tuo respiro mentre lasci andare. Le preoccupazioni e l'ansia. E si espande in te il respiro e il battito del tuo cuore diventa il centro del tuo mondo. Ascolta il tuo respiro mentre ti ami e sei grato a te e alla tua capacità di ascolto della tua profondità. Ascolta il tuo respiro. E la pace. Che c'è in te. Ed ora, portando con te questa pace, portando con te la semplicità del respiro. Portando con te la tua capacità di riunione con la tua parte profonda, lentamente. Ascolti ancora la mia voce, ascolti ancora i suoni, il tuo corpo che ti dà informazioni. E portando con te tutte
tutto ciò che hai provato, quando vuoi, lentamente, riapri, guarda il tuo mondo, che è andato avanti anche senza il tuo controllo. E quando vuoi, donati un grazie per esserti ritrovato nel tuo centro. Grazie. Ma oggi ci sei? Abbiamo perso la linea. Penso che sia comunque finita la pratica. Vediamo se riusciamo a riconnetterci. Se hanno ci sei? Nel Abbiamo perso l'ultimo pezzo. Mi senti, Moji? Niente, abbiamo un po' di problemini di linea. Vediamo un po'. Che abitando non proprio al centro di New York, è normale che, anzi, è andata bene finora. Il nostro amico. Mi senti adesso? Riproviamo. Niente da fare, mi sa che abbiamo perso perché, come ci stava raccontando, lui abita praticamente in un bosco, un camper, praticamente senza soldi, senza nulla, si è organizzato per essere autosufficiente. Quindi già la possibilità di riuscire a contattarlo è stata preziosa, ma gli inconvenienti tecnici erano quasi Inevitabili. contati e inevitabili. Vediamo se riusciamo a ricontattarlo. Almeno per salutarlo.
ma credo che la pratica fosse sostanzialmente conclusa. Lui è un esempio proprio di compassione, perché appunto quando si è reso conto di quanto disagio gli stava creando la sua vita da imprenditore, abbastanza di alto livello, diciamo, ha praticamente mollato tutto in questo periodo in cui i genitori sono stati male, poi anche lui si è ammalato, ha mollato tutto, ha cambiato completamente vita, e quindi che cos'altro è se non compassione questa, radicale proprio, no? Veramente... uscire fuori dalle idee di chi devo essere e fare tutto quello che il mio cuore mi dice essere buono per me. Lui è un animo molto sensibile, ha subito ricevuto un sacco di indicazioni e si è ritrovato in questa via dell'Oponopono a fare conferenze in giro per l'Italia e tuttora insomma è un divulgatore così come può. Vediamo se riusciamo a riaverlo con noi per un saluto. È stato sicuramente anche un atto di fede, no? Che insieme alla compassione vanno a braccetto, direi. Sì, lui proprio si è affidato lì, ha fatto quello che sentiva e si è salvato la vita in questo modo, tra l'altro come ci stava raccontando questo problema al cervello che aveva avuto. E, tra l'altro lui ha scoperto che questo male non c'era più, perché poi ha avuto un problema cardiaco, quindi hanno fatto gli esami che lui non aveva più voluto rifare. E ha scoperto che... Poi magari linkiamo il link di YouTube dove lui racconta la sua storia, oltre a metterlo nel gruppo di WhatsApp. E intanto che arriva, magari noi possiamo recuperare un pochino di tempo ricordando il prossimo incontro. Sì, nel prossimo incontro di mercoledì prossimo avremo come ospite Vilma Siciliano, un'esperta di buddismo zen, che ci illustrerà un po' la sua filosofia e come di consueto poi avremo uno spazio finale per praticare tutti insieme. Sì, è anche un onore avere Vilma, che in particolar modo segue il buddismo zen di Thich Nhat Hanh, sì, in maniera molto appassionata, determinata e disciplinata, direi. Abbiamo avuto modo di ospitarla a Chirone dal vivo qualche volta e ci ha incantato. Quindi è un'altra ospite preziosa e graditissima, a cui voglio bene anche personalmente. Non ci conosciamo da molto, ma c'è subito stata simpatia, come un po' con tutte le persone che ho voluto. Una vita. Viaggio, siamo subito diventati... amici, animici. Sì, succede spesso, no? In questi ambienti, ma soprattutto con persone di questa qualità animica, come dici tu, questa qualità spirituale, umana, anche semplicemente di fare click a un solo sguardo. Già prima, quando abbiamo fatto il collegamento iniziale, abbiamo avuto qualche problema. Poi quando siamo riusciti a vedere Moji, sono qui e ci ha fatto vedere questo lago bellissimo che stavi dietro a lui. Guarda, non l'ha mostrato a tutti quanti, però ha detto: io non ho la stanza con le luci giuste, io sono qui fuori, sono il camper. E mi ha fatto vedere la sua stanza, che era praticamente questo altopiano con questo spettacolo di vista con il lago. Quindi ci ha benedetto già l'esistenza di avere questi breve tempo, dove ha fatto una testimonianza molto bella, sia personale, insomma, si è toccato questi punti proprio spirituali, sociali, come diceva Serena, ha detto tante cose, anche quelle che non le ha dette, ha indicato, come dice il detto zen, il saggio guarda la direzione, non guarda il dito. Proprio così. Non abbiamo altri segnali.
successo? Non so se sono rimasto soltanto io, se mi state ancora vedendo, oppure se è caduta la linea completamente. Sono in linea, Angela, mi dice se sono in linea. Ah sì, ok. Angela, mi confermi? Sono anche io. Ci sei anche tu, Serena, ciao. Ma non ho capito se siamo online, credo di sì. Ok, stasera cadono le linee. Ah. È così. Siamo online, credo, ed è caduta Diana, che adesso sta tornando. Scherzi, ragazzi, è un po' così, un po' birico. Ci vuole compassione, ci vuole compassione. Accogliere... anche questo può il bello della diretta, si diceva una volta. Esattamente. Va bene, a questo punto direi che possiamo chiudere quest'altro passo verso questo cammino interminabile che si tinge sempre più di una qualità di consapevolezza e amorevolezza, che è questo lo scopo di questo simposio. Quindi io intanto ricolgo l'occasione per ringraziare da parte di Associazione Chirone anche voi, Serena, Diana, Moji, tutti quanti gli ospiti che ci sono stati, poi quelli che ci saranno li ringrazierò eternamente man mano che ci verranno a trovare. Grazie a te, Ganesh, per averla organizzata, per averla voluta e per Arcimediterraneo TV che ci ospita, per l'associazione Nova, Serena, tutti i suoi rappresentanti che ci utilizzano con i loro brani letterari. Grazie ad Angela Minervini per la regia, grazie a Maria Rosa Buono, mia collega di conduzione, a tutti i partecipanti che ci abbracciano con la loro presenza e la loro partecipazione. Scrivete, fateci domande, fate commenti, condividete, mi raccomando, aiutateci a crescere il più possibile. E ringraziarvi ancora una volta, vi auguro una buonissima notte, alla prossima.